Amici di Montecchio Emilia, bentrovati con questa nuova iniziativa che teniamo a battesimo proprio oggi. Montecchio e gli altri, che abbiamo leggermente rivisto nel messaggio che vedete alle mie spalle, Montecchio Emilia per gli altri, con gli altri, in diretta con Alessandro Zeglioli, che sono io e che ho il piacere di condurre questo appuntamento. Che, come già detto, prende il via proprio oggi, ma che si protrarrà per molto tempo, perché l'intenzione di questo chiamiamolo mini spettacolo, di questa mini intervista in diretta, è quella di arrivare a conoscere, a farci conoscere le associazioni, i volontari, tutte le persone che stanno lavorando e che troppo spesso non vengono, portati alla ribalta, non vengono conosciuti. Per Montecchio Emilia e per noi montechiesi, che grazie al lavoro di queste persone poi riusciamo a godere, come in questo caso, di eventi e di spettacoli che, ahimè, in quest'anno ci sono stati vietati, ma che comunque qualcosa è stato fatto. Ho il grande piacere di inaugurare questa trasmissione con il presidente della Proloco di Montecchio Emilia, Claudio Stefanini. Ciao Claudio, ben trovato. Ciao Alessandro, grazie per l'invito e grazie a voi per questa splendida iniziativa. Guarda, ti usiamo per tenere a battesimo questa iniziativa che probabilmente dopo la prima puntata decadrà, visti i risultati dei due personaggi che sono in diretta, ma sono certo che ci divertiremo e faremo divertire il nostro pubblico, perché lo scopo di Proloco è questo, non far divertire la gente. Sì, farla divertire, farla stare bene. In spensieratezza per passare un po' di tempo col sorriso, che adesso ce ne vuole, c'è Tanto, bisogno. tanto, tanto. Senti, non ci sarebbe bisogno, ma per quei 1 o 2 persone che ancora non sanno la storia di Proloco Montecchio Emilia, perlomeno la storia recente della Proloco di Montecchio Emilia, ecco, dici come vi è venuto in mente di rilanciare la Proloco, quando l'avete rilanciata e soprattutto, insomma, un po' raccontaci qualcosa di questa Proloco. Perché c'è qualcuno che ancora non conosce la Proloco, impossibile. Siamo qui apposta, dai, per colmare questa lacuna. No, la Proloco è nata ormai 4 anni fa, sì, nel 2017. Noi inizialmente eravamo un gruppo di sfollati che ci chiamavamo gli amici del Carnevale. Abbiamo deciso di consolidare quella pseudo-associazione che non era un'associazione per fare qualcosa in più per il paese. E visto e considerato che a Montecchio la Proloco mancava da svariati anni, abbiamo pensato, visto che di idee ce ne sono tante, di voglia ce n'è tanta, guardiamo se facciamo qualcosa di bello per il paese fondando la Proloco. Abbiamo avuto l'aiuto e l'appoggio dell'amministrazione comunale, la vecchia amministrazione comunale, che ci ha supportato e fino a quando non è cambiata e questa nuova ci sta supportando e noi andiamo avanti così, a fare feste, eventi, a far vivere il paese. 4 anni dove non vi siete fermati. Tu sai, Claudio, che a me non piace lodarmi, non mi piace darmi titoli che non ho, no? Però tu sai che io, della rinascita della Proloco, continuo a darmi quantomeno un pezzettino di paternità. Tu ricordi, te l'ho già raccontato, quando, io chiamai Paolo Colli, anzi, ero invitato in qualità di giornalista a una conferenza stampa, ci fermammo 10 minuti al termine della conferenza stampa e gli dissi: qui a Montecchio devi far rinascere la Proloco. E beh, insomma, ci avete messo un po', però mi avete ascoltato ed è andata a buon fine. Senti, ma com'è che Proloco ha scelto di dare la presidenza a un diversamente montechiese come Perché sono più bello? No, perché forse sono il più matto. questa l'hai azzeccata, questa l'hai azzeccata. Io ho la fortuna di avere tante, di farmi venire tante idee, ma la fortuna ancora più grande è che ho dei matti che mi seguono. E poi mi piace. Io penso che dove vivi
Io sono originario di Livorno, per cui quando ero a Livorno facevo le cose a Livorno, benché non avessi ancora raggiunto la maggiore età. Poi quando sono venuto qua, visto e considerato che Montecchio mi fa star bene, mi ci trovo bene, un bel paese, le persone sono buone, sono delle brave persone. Cerco di far vivere il paese bene e di far vivere, non so, non so neanche io come spiegarti, di far star bene le persone. No, diciamo che siete partiti, come già hai ricordato tu, a rilanciare il Carnevale, che era diventato un Carnevale importante per Sì. quello che era la storia del Carnevale di Montecchi e Miglia, no? Si era rilanciato parecchio, c'era un po' di difficoltà nel realizzare i carri, ma insomma si sa, io per primo sono padre, non sono mai andato una volta a dare un colpo di martello, quindi insomma, mea culpa anche da questo punto di vista, però la partecipazione del pubblico c'era e lì avete capito che era assurdo limitarsi solo al carnevale, no? Si doveva e si poteva fare molto di più. Sì, si doveva e si poteva. E infatti abbiamo provato e ci siamo riusciti, direi, anche discretamente bene. La gente ci segue, la gente fortunatamente ci apprezza e mi piace, a me personalmente piacciono anche le critiche, purché siano costruttive. Perché a Certo. me la critica solo per dire ma dovevate fare così e basta, non mi piace. Motivare io avrei fatto in questa maniera perché è meglio. Sono migliori le critiche perché ti fanno crescere dentro. Ecco, poi una delle caratteristiche del presidente di Proloco, anche se ovviamente noi parliamo con te in qualità di presidente istituzionale, ma tu come sempre sei solo diciamo, lo specchio dietro il quale si celano tutti gli altri volontari, tutti gli altri ragazzi e le ragazze che costituiscono l'ossatura di Proloco e che tutti assieme portano il loro mattoncino affinché si possano realizzare gli eventi, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie capacità, giusto Claudio? Questo non dimentichiamocelo mai. Io dico sempre che la sigla presidente è solo una proforma. Cioè praticamente quando siamo tutti insieme non c'è un presidente, un vicepresidente, c'è tutti amici volontari. Certo. E, non c'è nessuna carica precisa, si fa quel che si deve fare e si fa quel che si riesce, più che E poi altro. diciamolo per chi magari non conosce le dinamiche di Proloco, non si muove nulla che il consiglio non voglia. Si passa Certo, sempre dal consiglio direttivo, è vero? Non c'è il presidente che giustamente. decide. No, c'è un consiglio. C'è un consiglio che decide come è giusto che sia, perché poi alla fine tante idee vengono messe nel forno, però solo alcune possono essere sfornate, diciamo così. Certo. Alcuni e devi fare delle riflessioni, anche perché sì, è vero che siamo tutti uguali, tutti volontari. È anche vero che però se succede qualcosa se ne risponde il consiglio. Certo. Allora guardiamo di anche un po' di tutelare e di fare le cose il più correttamente possibile per salvaguardarci anche un po'. Giustamente il consiglio ha una voce un po' più di responsabilità. Del carnevale abbiamo già parlato, Claudio, prima volevo poi arrivare a dire, concludo velocemente, che tu comunque la caratteristica che ti si riconosce, hai parlato delle critiche, è che comunque tu ci metti sempre la faccia. Tu metti sempre la faccia, tranne quando ci sono Babbo Natale e la Befana, che tu non ci sei mai, io non so perché, quando arrivano Babbo Natale e la Befana tu sei sempre impegnato, io vorrei capire il perché, ma ce lo spiegherai un'altra volta. Del carnevale abbiamo già parlato, anche perché ormai siamo in periodo di carnevale, ahimè quest'anno... Dai, non si farà, no? Quest'anno il carnevale purtroppo non si fa. Quantomeno in presenza. Credo che quest'anno la solita sfilata con la festa in piazza purtroppo quasi sicuramente non verrà fatta e la cosa ci dispiace molto. Stiamo però pensando di fare qualcosa virtuale, Certo. anche se io non sono molto
Io, come ti dicevo prima, la tecnologia sta a me come l'ossigeno sta su Marte, per cui sono antitecnologico, però mi devo un po' adeguare e guarderò di imparare. Fortunatamente ho maggiore riscontro dai ragazzi, dai vari volontari che sono molto più tecnologici di me, loro lo masticano Certo. bene. Senti Claudio, però io facevo una considerazione, 4 anni vissuti tutti d'un fiato, dove è stato un crescendo di iniziative realizzate, di iniziative pensate, qualcuna ancora da realizzarsi, perché magari è ancora lì dentro il forno, no? Che sta lievitando, però il 2020, in un anno di crisi, in un anno di pandemia, dove tutti eravamo chiusi in casa, se andiamo forse a sgranare tutte le iniziative che avete fatto, forse è stato l'anno dove avete lavorato di più. È vero questo, il 2020? Magari peggio degli altri anni, però i Ma due no, mesi ti fatti dirò. al bar del Parco Oeste. Sì. Ti dirò che sono rispetto al 2019, 2018, 2017, il 2020 abbiamo fatto meno eventi, ma più sentiti, perché la popolazione aveva proprio bisogno Di ritrovarsi. Di svagare, di tirar via il cervello da tutto quanto, anche perché purtroppo, come si accende la televisione, le notizie sono sempre le solite, è un continuo avere nella testa sempre i soliti argomenti. E anche solo la possibilità estiva di andare a prenderci un caffè nel fresco del Parco Enza, la gente metteva il cervello da un'altra parte, cioè si rilassava e secondo me è servito molto, Dai, soprattutto per le persone. raccontiamola questa, Claudio. Raccontiamola. No, è Allora, stata una bella vi viene proposto di prendere il Parco Enza in gestione. Parco Enza, che ricordiamo, era chiuso giusto da un paio d'anni, se non vado errato, correggimi pure se sbaglio, come bar, era chiuso, No, perfetto. era funzionante. Perfetto. Ok. Mi Vi hanno viene chiesto di indietro. prenderlo in gestione, vi guardate intorno e pensate di cominciare a tenerlo aperto. Ma Ho avanti i i capelli. capelli. Il venerdì, sabato e la Ricordo. domenica. Il venerdì e sabato e la domenica, giusto? Sì. Allora, noi, te considera che noi lavoriamo tutti, cioè bene o male, ognuno di noi, siamo abbastanza giovani, uno di noi è in pensione, ecco. Per cui avevamo pensato di tenere aperto solo venerdì, sabato e domenica perché avevamo un po' più di forze. Poi è successo che ci sono state varie richieste di tenere aperto tutte le sere. Inizialmente ero molto, molto perplesso di rimanere aperto tutte le sere, non credevo di avere le forze. Poi invece si è rivelato un successo perché anche persone che non erano mai venute in proloco, il nostro cavallo di battaglia, il mio conflitto, no? Certo. Non erano mai venute ad aiutare a fare il mio conflitto, o perlomeno a dare una mano quando si faceva qualsiasi evento in piazza o meno. Sono venute invece ad aiutare al bar del parco, perché non lo so, hanno visto una sorta di cosa buona. Una cosa spontanea che È stato proprio scoperto, è stato tante persone che sono venute lì a prestare servizio, ripeto, gratuitamente, perché no, cioè non solo non solo gratuitamente, gratuitamente, esatto, perché si pagavano il caffè che bevevano. pagavano anche il caffè, l'acqua, se volevano il gelato, si pagavano il gelato. Cioè, venivano a lavorare e lasciavano lì dei soldi. Cioè, la follia, se te pensi. Non esiste da nessuna parte una roba del genere, o quasi, insomma. Ecco. E non c'è stato neanche bisogno di dare delle regole. Era così, No, si faceva così, punto e stop. si faceva così, è stata una cosa spontanea. Cioè, ognuno che veniva a lavorare, se aveva voglia, aveva capito la causa. Certo.
capito? Per Perché cui è nel fatto. ricordiamo che Pro Loco non va a fare degli eventi per mettersi in tasca dei soldi, ma lo fa perché i soldi li riversa sulla comunità, giusto? Ricordiamo alcune delle cose che avete fatto. Io ricordo la Torre Faro per la Infatti Protezione Civile. è stata regalata alla Protezione Civile, che ha due scopi principali la Torre Faro. Il primo scopo, quello per cui è nata, è che in caso di emergenza, di calamità, quando va via la corrente per un terremoto, un'alluvione, una catastrofe, mettiamola così, la Torre Faro ti permette, ha un'autonomia propria, ti permette, con delle batterie, ti permette di illuminare determinate zone, per cui per i soccorsi, per l'ospedale tenda, chissà, Certo. tutta quella roba lì. La seconda opzione è quando fai una festa, la posizioni, perché così se per caso viene a mancare la luce, questa si accende in autonomia e permette che le persone fluiscono via dalla festa Esatto. senza incidenti. E In noi tempo di speriamo sempre pace e in tempo di guerra. In tempo di che sì, pace e in noi tempo di speriamo guerra. sempre che serva in tempo di pace. Certo. Speriamo sempre di averla comprata per le feste e non per le emergenze. Però in caso di emergenza c'è. Però ricordiamo anche, non so, la donazione a Giulia, per Giulia Centonze, ricordiamo anche l'iniziativa per le mascherine. Cos'altro avete fatto, Claudio? Tante altre cose, senza dettagliarle tutte, ma tantissime Sì. altre iniziative, giusto? Ultimamente abbiamo messo dei gazebi alle scuole elementari. È Esatto, l'ultima cosa che abbiamo fatto. per permettere ai bambini di stare al coperto, visto che devono entrare sgranati a scuola, e quindi insomma c'è anche questa possibilità, questa domanda a cui Pro Loco ha dato una risposta. Senti, visto che il tempo sta per scadere, Claudio, un po' tutte le associazioni a inizio anno sono sotto tesseramento, no? Credo che anche Pro Loco abbia iniziato il suo tesseramento. Ci puoi dire come e dove possiamo raggiungervi? Ricordiamo, quota di iscrizione per chi vuole, minimo 10 euro, anzi la tessera La costa 10 euro. Poi se ne tessera volete costa. lasciare anche 1000, voi li prendete, no? Li prendete uguale, Noi li prendiamo. Ripeto, verranno reinvestiti nel paese, per cui qualsiasi donazione viene fatta viene reinvestita nel paese. E sì, la tessera costa 10 euro, viene fatta alla carta libreria Tempo Libero in via Franchini dalla Via Sara, Franchini, certo, che è un po' il vostro punto di riferimento, diciamo. riferimento la Sara, poi se no viene fatta in officina Frascari, strada Ok. Salento, da me, e stiamo guardando, appena verrà la stagione un po' migliore, di fare anche un banchetto in piazza. E Adesso soprattutto intanto poter rifare il gnocco fritto, che la gente qua è rimagrita e c'è bisogno di tornare un po' in forma, perché sennò. hanno una voglia di gnocco fritto le persone che anch'io, Allora, Pro Loco si può quando trovare anche ovviamente sui social, sui principali social. Cercate Locco Montecchi Emilia, perché hanno tolto la particella pro, forse per non andare a incrociare altre situazioni che ci sono a Montecchio. Quindi cercate Loco Montecchi Emilia, c'è la rocca stilizzata rossa, quindi la trovate facilmente. Nel caso contattate comunque sempre me, o in questo caso Claudio Stefanini, che ha il suo profilo con il nome e il cognome. Comunque chiedete in comune se avete bisogno di sapere dove poter avvicinare e come poter avvicinare Pro Loco, che ricordo, lo dico io perché Claudio è timido, non è solo tesseramento, ma per chi volesse avvicinarsi come volontario c'è sicuramente da lavorare per tutti, anche se ovviamente adesso le attività sono quasi tutte online, però prima o poi si tornerà in presenza e a quel punto ci sarà davvero da rimboccarsi le maniche. a Claudio, quel punto che ragazzi dire, Claudio? Noi ti ringraziamo per essere stato il testimonial che ha tenuto a battesimo questa trasmissione. Sappi che se è andata male sarà solo colpa tua,
E grazie davvero a te e a tutta la Proloco per il grande lavoro che state facendo per Montecchio Emilia e per tutti noi. No, io ringrazio voi per l'invito e per avermi fatto fare da capo espiatorio nella prima puntata. Va bene, cioè, se va bene con questa faccia qua, va bene per chiunque. Chiunque metterete, va bene. Ricordati che Maurizio Costanzo in una famosa pubblicità diceva: se va bene a me, quando buona si parlava camicia. Di una camicia, ecco, perfetto. Fermiamoci lì. Allora, con Montecchio e gli altri è tutto per questa prima puntata. Ricordatevi che noi non siamo Montecchio, ma voi siete gli altri e noi siamo qui per gli altri, ma con gli altri, per essere tutti uniti, tutti assieme, per la nostra Montecchio Emilia. Da Alessandro Zeglioli è tutto. Vi ricordo solo, in chiusura, prima di salutare Claudio, che se avete desiderio di andare in video in questa nostra trasmissione, avvicinateci, fatevi vivi con l'amministrazione comunale oppure contattatemi al mio profilo Facebook, cercate comunque i contatti, li trovate senz'altro con grande facilità e noi vi verremo a trovare, ovviamente distanziati e grazie alla tecnologia. Claudio, evviva la Proloco di Montecchio Emilia, buon lavoro, ci rivediamo in piazza sicuramente, grazie. Grazie a tutti, ciao. E ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao Claudio.